E con noi non può mancare Biagio Mannino. Buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Eccoci pronti a proseguire questo nostro spazio quotidiano, sempre molto seguito, mi fa molto piacere perché insomma vuol dire che insomma, racconti delle cose che interessano e oggi allora partiamo, tutti diranno con il tema di ieri che abbiamo lasciato da parte. No, perché Biagio ci vuole stupire e perciò oggi parlando di G7, giusto? Parliamo di G7 anche perché ormai questi incontri avvengono molto spesso, G7, G20, vertici NATO, vertici, insomma, di un po' tutto. E poi alla fine sono sempre gli stessi protagonisti che vediamo in questi incontri. Verrebbe da chiedersi, ma di che cosa discutete così frequentemente? Perché poi ci sono anche i vertici legati all'ambiente. Insomma, gli incontri non mancano e ci si chiede anche in queste occasioni poi che senso abbiano effettivamente, anche perché poi vengono portati in determinati posti, in città, in luoghi dove si va a creare sostanzialmente un grandissimo disagio per chi ci vive, con l'impossibilità di potersi avvicinare ai luoghi dove questi incontri avvengono. Insomma, sono molti i punti interrogativi sul senso effettivo di questi incontri, ma soprattutto anche se abbiano effettivamente un valore che abbia una ripercussione di tipo globale, perché il G7 che in questo momento è iniziato a Hiroshima, ebbene, vede in contemporanea anche un altro vertice, quello invece fatto in Cina, che vede il vertice dei paesi dell'Asia centrale, una sorta di risposta, se vogliamo. In un G7 precedente di qualche tempo fa, da parte della Cina venivano delle critiche, diceva un gruppo di piccoli paesi che pensano di determinare i destini del mondo sostanzialmente. Insomma, come dire, il problema di queste realtà è che forse rappresentano più altri motivi che quelli effettivi di andare in una direzione di una visione globale, quanto piuttosto di una visione sì globale, ma dal punto di vista di parti esclusive. In ogni caso, il G7 è incominciato in Giappone, in una città che è estremamente simbolica e non solo, perché parliamo di Hiroshima, la prima città delle due che è stata colpita dalla bomba atomica statunitense, quel 6 agosto del 1945, un momento drammatico per la storia, possiamo dire, di tutta l'umanità, una decisione da parte degli Stati Uniti estremamente determinata in quella direzione. Le motivazioni storiche oggi vanno a cercare di comprendere perché questo venne fatto, soprattutto in una realtà, quella giapponese, che ormai era destinata a perdere la guerra. C'è chi dice che serviva come motivo per poter spingere ulteriormente il Giappone ad andare nella direzione della resa, ma anche chi invece vede in quel gesto la determinazione degli Stati Uniti nel mostrare di aver raggiunto un'arma di quel tipo e nella determinazione soprattutto nel usarla. Un segnale in quel momento che andava nella direzione probabilmente di quella che era l'unica Sovietica, in previsione di quella contrapposizione che poi ci sarebbe stata di lì a seguire tra Unione Sovietica e Stati Uniti, la spartizione del mondo, e che paradossalmente in questo vertice a Hiroshima del 2023 ci ritroviamo al punto di partenza con Stati Uniti e Russia, questa volta contrapposti tra di loro sempre in nome delle armi. Tant'è vero che in questa occasione, al vertice di Hiroshima, ci saranno gli argomenti che verranno maggiormente trattati, poi in definitiva saranno sempre quelli: l'Ucraina, il problema Taiwan. E l'Ucraina nella stessa identica determinazione, sanzioni nei confronti della Russia e quindi di fatto nessuna apertura ad alcuna forma di dialogo. Un gioco che ormai va avanti da più di un anno, la contrapposizione, l'assoluta mantenimento delle posizioni, le armi che continuano ad arrivare, ma non le armi però che chiede Zelensky, che Zelensky appunto per poter cercare
cercare di dare una svolta alla guerra necessita di determinate armi, come appunto l'aiuto dell'aviazione, che invece questa non arriva. Allora, i punti interrogativi ce li poniamo, perché se in fase iniziale 2021 nessuna forma di dialogo, la guerra scoppiava il 24 febbraio del 2022 e da lì non solo la mancanza di dialogo, ma la contrapposizione che continua con una quantità di armi che arrivano in Ucraina, armi nuove, armi vecchie, soprattutto armi vecchie che sono più servite a svuotare gli arsenali dei paesi che appoggiano l'Ucraina piuttosto che ad aiutare effettivamente l'Ucraina, perché le armi nuove invece arrivano nei paesi che si sono private di queste armi. E si continua a fornire armi, ma non armi che poi abbiano un'efficacia determinante, come appunto il supporto dell'aviazione. Un gioco strano questo blocco occidentale che da un certo punto di vista tiene i toni e aiuta con le armi, dall'altra parte però non si prende la responsabilità di entrare in scena. Insomma, è una situazione, come detto, estremamente difficile da poter essere interpretata, perché in realtà rappresenta un tassello di una politica che verrà impostata in fase successiva con molta probabilità. Ma in ogni caso, questa è la realtà attuale. Molti sono i bilaterali che vengono tenuti in queste occasioni. C'è stato il primo bilaterale tra la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il primo ministro giapponese Kishida, che ha portato a ritenere nel dialogo tra i due come Italia e Giappone siano determinanti, come Italia e Giappone siano sostanzialmente potenze regionali. Da qui si apre una parentesi però sull'effettivo significato della parola potenza regionale, perché le potenze regionali sono in grado di influire in modo determinato e soprattutto di portare le proprie decisioni e le proprie scelte. Né il Giappone né l'Italia al momento sembrano essere in grado di portare le proprie scelte, quanto piuttosto invece a seguire le scelte degli altri, perché l'indebolimento della politica italiana, ma della realtà italiana a seguito di questa guerra, è ben che evidente, facendo proprio riferimento al discorso legato alle risorse energetiche, all'aumento, alla rinuncia, a tutte le conseguenze che sono andate a colpire la qualità della vita del cittadino italiano che si trova in una situazione di impoverimento sempre più progressivo. Lo stiamo vedendo nel contesto sociale italiano, il caro affitti che sta portando manifestazioni un po' ovunque. Questo è il risultato. Non dobbiamo vedere le cose scollegate, ma l'impoverimento c'è, il settore immobiliare, le famiglie che vivono in questo momento grandi preoccupazioni proprio di quel settore che è la casa, che ha sempre rappresentato la sicurezza, se vogliamo, della famiglia italiana in generale, che oggi rappresenta maggiormente una preoccupazione, se non addirittura una angoscia. Ebbene, tutto questo è figlio di quel 2020, di tutto quello che è seguito della guerra in Ucraina. Definirsi potenza regionale forse è un po' azzardato in questo momento storico, ma andiamo avanti, perché poi in definitiva questo vertice a Hiroshima vede anche degli elementi che ci lasciano particolarmente perplessi. Come detto, appuntamenti non solo i sette, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Canada, Giappone, ma anche degli invitati come l'India, l'Indonesia, la Corea del Sud, che diciamo in questo momento particolare vanno anche a prendere in considerazione determinati aspetti. Aggiungo anche il Vietnam in questo G7. Perché? Perché qua invece si guarda a Taiwan, quindi la creazione di una linea politica che in prospettiva possa rappresentare un qualche cosa in nome di una potenziale contrapposizione con proprio la Cina. E, come detto, il vertice è previsto trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che non fa parte del G7, ma è invitata a partecipare. Perché questo vertice? Perché la collaborazione Stati Uniti-Corea del Sud
E Giappone va ad analizzare il discorso dell'armamento atomico. E qua per il Giappone è un punto particolarmente spinoso, perché proprio a Hiroshima, la città tra l'altro dove è nato Kishida, il primo ministro giapponese, si va a parlare di armi atomiche, e questo è qualcosa che stride proprio con coloro i quali che l'arma atomica l'hanno usata sulla stessa Hiroshima, ovvero gli Stati Uniti in questo caso di quel momento storico particolarmente difficile, che ancora oggi probabilmente viene visto con una certa attenzione anche diplomatica tra i due paesi. E proprio in nome di quell'attenzione diplomatica, in questa occasione, in questa del G7, viene inaugurato, viene celebrato, viene inaugurato un monumento dedicato ai caduti della Corea del Sud, vittime della bomba atomica di Hiroshima. Come dire, le relazioni difficili nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ma anche successivamente, dobbiamo sottolinearlo, anche nelle relazioni tra i popoli, anche quanto succede all'interno dello stesso Giappone con la minoranza coreana, ebbene si è andati a celebrare i caduti, ricordare i caduti con un monumento, proprio per cercare di affrontare quel difficile momento di relazioni nella storia tra la Corea e il Giappone. Insomma, un vertice particolare che in nome dei contenuti aggiunge anche qualcos'altro, ovvero il problema dell'alimentazione. Nel mondo ci sono potenzialmente 800 milioni di persone a rischio alimentare, parliamo di 800 milioni di persone. E il G7 vorrebbe andare nella direzione della prevenzione di questo fenomeno, nel cercare di aiutare, quando però noi assistiamo a delle problematiche che si stanno mostrando in maniera concreta all'interno degli stessi paesi del G7. Lo abbiamo ricordato nei giorni scorsi: nel Regno Unito 3 milioni di persone devono fare ricorso all'aiuto alimentare. Scusami, 3 milioni di pacchi sono stati distribuiti di aiuto alimentare tra il 2022 e il 2023. Insomma, una situazione quanto mai problematica, per poi arrivare a un altro tema che verrà preso in considerazione nel corso di questo G7, ovvero le politiche vaccinali. E nuovamente siamo al punto di partenza. Collaborazione tra i paesi del G7, che poi il G7 coincide sostanzialmente con quello che definiamo il blocco occidentale, nel saper essere pronti ad affrontare eventuali prossime epidemie o pandemie addirittura. Insomma, la linea, se vogliamo, del passato sembra essere presente anche nel momento in cui il G7 si viene a formare. E da qui anche quel discorso che abbiamo analizzato in questo periodo, quello della continuità. Come a dire, la continuità, la paura che i protagonisti della politica globale cambino, di fatto potrebbe interrompere una visione politica di continuità che comunque continuiamo a vedere, se non altro in questi vertici. Molto interessante. Ora, caro Biagio, abbiamo poco tempo. Dobbiamo nuovamente accennare solamente qualcosa rispetto agli Stati Uniti. Si parla molto di debito pubblico in questi giorni, anche sui giornali. Il debito pubblico statunitense è estremamente elevato. Basti pensare che soltanto di interessi nell'ultimo anno sono stati spesi più soldi di quanti gli Stati Uniti spendono negli armamenti. E gli Stati Uniti spendono tanti soldi negli armamenti, anche perché la politica e il business degli Stati Uniti ha nelle armi sicuramente un punto di riferimento fondamentale. Il rischio è quello di un default vero e proprio che possa portare addirittura alla perdita del lavoro 8 milioni di persone, una cosa del genere. Se dovesse succedere, ha sottolineato Biden, potrebbe portare all'effettiva recessione degli Stati Uniti. Insomma, un momento che evidenzia come le difficoltà globali che si sono mostrate incentrate da due elementi di crisi, le conseguenze
conseguenze delle scelte prese per fronteggiare la pandemia e la guerra in Ucraina, una immediatamente successiva all'altra, senza dare il tempo al mondo di riprendersi da quanto accaduto precedentemente, ebbene sta trascinando tutto. Però così non sembra in quello che viene definito il lifestyle, ovvero lo stile di vita che conducono invece chi è ricco nel contesto statunitense, in particolare chi lavora nell'ambito delle tecnologie, dell'informatica e di tutti quei settori, tant'è vero che la vita particolarmente così fatta di elementi legati alla droga, al sesso e a tutti questi aspetti qua, hanno mostrato nelle cronache statunitensi una grandissima attenzione fino ad arrivare a delle situazioni, ovvero la morte di Bob Lee, uno dei protagonisti nel mondo delle tecnologie negli Stati Uniti, per accoltellamento a seguito di questioni legate alla droga e ad altre situazioni. Insomma, uno strano mondo, se vogliamo, e ritorniamo al G7, coloro i quali si pongono alla guida nel dettare la linea per il mondo dovrebbero essere più motivo di esempio. Invece i problemi ci sono, chi sta bene, chi sta molto bene, di fatto conduce una vita che non è sicuramente esemplare, e chi sta male si ritrova a chiedere l'aiuto dei pacchi alimentari. Insomma, questi vertici, ritornando a quello del G7, dovrebbero forse cominciare a cambiare gli oggetti di attenzione e guardare un pochettino più le cose come vanno nelle proprie realtà. Speriamo che ti ascoltino, ma ho qualche dubbio, in effetti, vabbè. Grazie Biagio, è tutto per quest'oggi, per questa settimana, naturalmente ti auguro un buon weekend e ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre alla stessa ora. Ciao Graziano!